Ma le cose divertenti erano queste, ma proprio bello, che vi credo, anch'io che non sono gay, insomma, aveva un viso, glielo ruba, Dario glielo ruba, non so come glielo ruba, lo carichiamo in macchina, veniamo inseguiti, resteremo chiusi, perché Dario era un pauroso, resteremo chiusi a casa mia per 3 giorni, impauriti che ci rompessero la faccia. L'altro episodio è stato in un altro paese, a Vittoria. Andiamo a Vittoria a presentare il libro. E praticamente lasciamo la macchina, chissà cosa aveva combinato, e l'indomani la mia macchina non ha più 4 ruote. È stata la vendetta di un altro furto, perché Dario non aveva un amore, come dire, come spesso i gay hanno. Gli piacevano, come si chiamano come si chiamano, Marino, mi Le aiuta? avventure, occasionali. Sì, ma si chiamano in un altro modo, cioè hanno un termine proprio, vabbè, insomma. Morti e fuggi. Morti e fuggi. Liaison. Liaison. Morti e fuggi all'italiana, molto educato, insomma. Ah. Liaison. Beppe. Come? Liaison. Ma Il tu mio lo amico dici? gay. Ho avuto una liaison. Vabbè, diciamo così, è molto. E poi praticamente io l'ho frequentato, ma la sera dovevo scappare. Ad esempio, Adele gli ha regalato, gli ha trovato la casa e gli ha comprato, gli ha procurato tutti i mobili. Neppure una settimana dopo, forse gli piacevano, forse questi mobili in via Pettinari finiscono tutti a terra, dal terzo piano li buttano giù dalla finestra. Poi non aveva l'idea del bene, nel senso di a casa sua questi ragazzi che si fingevano studenti universitari o si fingevano altri, chiedevano sempre soldi, fregati soldi. Marchette si chiamano, Marchette. Oh, Perché ok. Dario, essendo stato il segretario di Pasolini, cui deve la sua fortuna letteraria, voleva fare in qualche modo la stessa cosa. Quindi io, lui non guidava, io lo lasciavo quasi ogni sera quando stavamo insieme, lo lasciavo a Stazione Termini, e pensavo sempre, chissà se lo ritrovo l'indomani. Quando io ho aperto la libreria, mi ha odiato a morte, perché praticamente gli ho tolto i viaggi, perché Dario ha avuto un grande successo, è stato lui a cercare me, intendiamoci, io non devo niente a nessuno. Ma quando ha avuto un grande successo è venuto a Catania a cercarmi, perché io avevo pubblicato Gli stranieri e lui voleva pubblicare tutti i suoi amichetti e amichette femmine. Oltre a quelle brave c'erano anche quelli scalcagnati, Antonio Veneziano e tanti altri. Insomma, c'erano tante poetucole da strapazzo, perché lui si prendeva 500.000 lire e gli faceva la prefazione. Aveva un'abilità, bastava leggere 4 righe. Ed io sentivo nelle presentazioni l'autore che dice: ma come mai mi conosce così a fondo? Mi ha insegnato molte cose da questo punto di vista, ma più me ne ha insegnate Gaber e Iannacci. Insomma, era un personaggio che ancora nessuno ha scoperto, perché di Dario resta l'immagine straziante delle sue apparizioni al Costanzo della sua malattia. Vai. Allora, l'insonnia che mi prende la mattina scompare, ma più difficile è cercarti, così ridotto, in malora, dentro la nostra tana, stanza che descrivo assolata, il largo letto matrimoniale. L'odore del mio corpo e non il tuo. Riesci così a darne una descrizione? Ok, ci provo. Ok, dai. This poem talks about him that he cannot sleep during the night, but he feels good during the day, that when he goes to bed he doesn't feel her, but he feels only presence, his aroma. Leggo la seconda poesia. Quando mi alzo, alzo lo sguardo al giorno che
che nasce ogni volta per me, senza rancore o bene. Mi preparo all'insonne pazzia quotidiana, con smarrita voglia di respirare tutto il tempo invano passato, che solo a chi non fa tanti sforzi disperati di memoria.